Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e questa è la mia recensione per Epistory. Ringrazio Fishing Cactus e Sofì Schiaratura sia per la chiave del gioco che per aver creato questo piccolo grande gioco. Epistory nasce intorno alla dinamica dei typing games, esercitare la dattilografia e l'efficienza nel battere parole sulla tastiera per poter proseguire nel gioco. Attorno al gameplay interessante è stata ricamata una dolce e lieve trama che ci racconta di una ragazza a cavallo di una volpe, intenta ad esplorare un mondo fatto di carta ed origami. Gli antagonisti in questa impresa sono insetti di varie fattezze, da cui dovremo difenderci digitando il testo che appare sopra di loro. Proseguendo nell'avventura troveremo collezionabili ed abilità. Queste ultime inseriscono un elemento strategico nel combattimento. Con l'abilità Ignea potremo dare fuoco alla parola successiva, facendola sparire dopo pochi secondi, risparmiandoci di digitarla. Con il ghiaccio fermeremo momentaneamente l'avanzata del nemico colpito. Con il vento respingeremo i nemici in quella direzione, sferzandoli con un piccolo turbine. Infine, l'elettricità elimina una parola dal nemico più vicino. Ho sottovalutato il potere di queste abilità fino al late game, dove il numero e la rapidità dei nemici le hanno rese necessarie. Con la setta, ad esempio, scrivendo ala, puoi eliminare delle parole vicine anche complesse, come patchwork o assiduità, agevolando l'esito favorevole dello scontro. La voce narrante che ci accompagna nell'avventura è splendida e va a tessere la trama mano a mano che i punti guadagnati ci fanno sbloccare ulteriormente il mondo di gioco. Graficamente gradevolissimo, il gioco è anche sostenuto da un'adeguata colonna sonora. Ho portato a termine Epistory in poco meno di 8 ore, concentrate in massimo 3 sessioni, dato che mi ha preso particolarmente. Epistory è disponibile su Steam e GOG al prezzo di 15 € per tutti e tre i principali sistemi operativi. Ve lo consiglio, soprattutto se scontato, se cercate un gioco leggero e che metta alla prova la vostra prontezza dattilografa. Per questa recensione è tutto, io vi invito a lasciare un mi piace, un commento ed iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti!